Ieri la visita della Premier Giorgia Meloni a Campobasso per la firma dell'accordo da 445 milioni di euro di sviluppi e coesione per l'assessore Michele Chiorio, un passo storico per la nostra regione. Ma ci saranno interventi dedicati soprattutto ai trasporti, agli aiuti alle imprese e anche interventi sulla ricerca, e quindi compresa anche la sanità sicuramente. Siamo soddisfatti del risultato ottenuto, il confronto con il governo è stato un confronto lungo, complesso, però ha portato a risultati assolutamente incoraggianti. La stessa Presidente del Consiglio insieme al Ministro Fitto hanno testimoniato il fatto che questo piano può essere un utile stimolo allo sviluppo del Molise per i prossimi mesi e per i prossimi anni. Da non dimenticare i fondi del nostro PNRR. Sul PNRR stiamo lavorando, siamo in linea con i tempi. La struttura è molto complessa, quella del PNRR, sia per la sanità, ma sia per gli altri settori. Tutti i progetti sono, diciamo, in via di esecuzione, quindi contiamo di rispettare anche lì i tempi per non disperdere nessuna iniziativa. Sulla visita della Premier Giorgia Meloni è tornato anche Angelo Primiani, consigliere pentastellato. E la Meloni qui è venuta ad intestarsi il merito di 445 milioni che arrivano in questa regione, ma che di fatto non sono nient'altro che uno stanziamento ordinario già previsto per la regione Molise. Quello che ci lascia con l'amaro in bocca è che ancora una volta stiamo perdendo un treno che forse non passerà più. 440 milioni che dovevano servire per creare sviluppo in questa regione e che invece, leggendo le carte, serviranno solo a finanziare strade comunali, strade interpoderali, senza invece immaginare uno sviluppo reale del territorio.